in Italia che ci aiuta a entrare ulteriormente nel tema. Prego, grazie. Grazie Presidente delle ACLI, Marianna, come lei desidera che io la chiami, anche perché io e lei abbiamo un contatto importante, un po' indiretto, che è un'ex persona importante delle ACLI, cioè Emilio Gabaglio. Io ho lavorato molti anni con Emilio e io conoscevo Marianna per sentito dire da parte di Emilio, che mi parlava di questa giovane brillante che si occupava dei temi del lavoro. E grazie Gigi, saluto anche te. Essendo qui in veste di rappresentante di una istituzione internazionale, lasciatemi 20 secondi per dirvi che l'ILO è, quella che io rappresento, l'antesignana degli organismi internazionali, perché forse non lo sapete, ma è stata fondata nel 1919, fra 5 anni celebreremo il centenario, ed è stata creata proprio a Versailles, dove tra i vari comitati, le varie commissioni, come quelle che avete fatto qui oggi, ce n'era la 13ª che parlava di lavoro e giustizia sociale, e l'incipit del nostro statuto è: se si vuole la pace bisogna cominciare dalla giustizia sociale, frase che è stata ripetuta più volte anche in seguito a partire da Papa Paolo VI. È l'organizzazione che io direi la più originale, e lasciatemi aggiungere, non lo farei in un pubblico più ampio, ma anche la più democratica. Perché? Perché mentre le Nazioni Unite, che del resto hanno tratto il loro statuto dal nostro statuto, le Nazioni Unite vengono nel 1945, e quando si sono seduti a scrivere lo statuto hanno preso come punto di riferimento quello nostro, bene, le Nazioni Unite sono formate solo dai governi, l'ILO è formato da governi, da imprese e da sindacati, rappresentanti delle imprese e rappresentanti dei lavoratori. Ed è l'unica ad avere nel panorama internazionale una competenza normativa sul lavoro. Come lo fa? Lo fa attraverso le sue convenzioni, che sono il risultato, vi lascio immaginare, voi che avete esperienza delle trattative nazionali, io personalmente proprio ai tempi di Emilio Gabaglio all'accesso ho avuto esperienza di trattative europee, sono veramente trattative complessissime, tripartite, dove l'ILO elabora attraverso i suoi 3 costituenti questi trattati, veri e propri trattati internazionali vincolanti, che vincono gli stati che li ratificano, e poi però sono anche sottoposti agli organi di controllo e di monitoraggio dell'ILO. Non è che abbiamo la polizia, però vi devo dire che ogni anno, quando si riunisce l'Assemblea Generale a Ginevra, la conferenza, molti Stati sono chiamati a rispondere sul loro comportamento rispetto all'osservanza delle convenzioni che hanno ratificato. Allora dirà qualcuno: ma gli Stati che non le ratificano? Perché poi nessuno va a costringere uno Stato a ratificare una convenzione. Ebbene, anche gli Stati che non ratificano sono obbligati a rispondere alle 8 convenzioni fondamentali che riguardano 4 temi, e cioè i diritti e libertà sindacale, la non discriminazione, il lavoro forzato e il lavoro minorile. E veniamo un po' al tema dal punto di vista internazionale del lavoro. Noi abbiamo esaminato 144 paesi, mi dite perché 144 e non tutti i membri dell'ILO che sono 185? 144 perché sono i paesi dove delle statistiche ci possiamo fidare. Bene, abbiamo rilevato tre fatti. Il primo, che i paesi economicamente più avanzati, compresa l'UE come abbiamo sentito questa mattina, che hanno cercato di uscire con politiche di austerità dalla crisi finanziaria del 2008, hanno
visto tutte peggiorare i loro problemi sociali e del lavoro. Invece, i paesi in sviluppo ed emergenti che hanno colto l'occasione della crisi per cambiare le loro politiche economiche in favore della crescita, di creazione del lavoro, hanno riscontrato un processo di convergenza economica verso l'alto con le economie più avanzate. Infatti, il loro reddito è cresciuto mediamente del 3,3% l'anno, cioè più del doppio rispetto alle economie più avanzate prese in generale. E terzo, si è notato che i paesi che hanno registrato i maggiori progressi sono quelli che negli ultimi anni hanno investito sulla qualità dell'occupazione. Qualità dell'occupazione in generale vuol dire anche qualità di prodotto. Certo, detto questo, non è che tutti i problemi occupazionali e sociali siano stati risolti, perché rimane ancora 1,5 miliardi di persone al mondo che non hanno un contratto di lavoro formale, che vivono fuori da ogni tipo di legalità, lavoro nero, e non sono coperti da nessuna o scarsissima sicurezza sociale. Questo si può vedere soprattutto in Asia e nell'Africa subsahariana, e qui il numero da leone lo fanno le donne. Anche il rapporto congiunto che la scorsa settimana a Melbourne, il G20 e il lavoro, c'è stato un rapporto congiunto tra noi, ILO, OCSE, Fondo Monetario e Banca Mondiale, che conferma tutte le nostre preoccupazioni. Il lavoro informale resta il principale ostacolo al miglioramento della qualità del lavoro. Finalmente anche il Fondo Monetario, la Banca Mondiale e l'OCSE cominciano a parlare questo tipo di linguaggio, come è stato detto anche stamattina da Rampini. C'è poi il rapporto stesso, che poi riguarda il G20, quindi i paesi più sviluppati al mondo, che dice che 1,3 milioni di persone in questi 20 paesi muoiono a causa di malattie professionali. 220.000 sono le vittime di incidenti mortali, sto parlando ogni anno. E gli incidenti sul lavoro non mortali registrati sono 196 milioni. Vogliamo aggiungere anche un altro problema che ci impressiona molto, ed è il problema demografico. Le nostre stime, collegato al lavoro, le nostre stime dicono che se noi vogliamo assorbire l'aumento della popolazione in età lavorativa nei prossimi 5 anni, sono necessari 200 nuovi milioni di posti di lavoro. E legato al problema demografico c'è anche il problema migratorio. Nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo ed emergenti, come è stato detto anche stamattina, il livello di istruzione cresce rapidamente e aumenta la distanza tra le competenze acquisite a scuola e la natura dei posti di lavoro disponibili, per cui molti giovani sono spinti ad emigrare per cercare salari, dico mediamente, 10 volte superiori. E in questo dell'immigrazione si osservano 3 fenomeni. Uno lo conosciamo molto bene: il 51% di queste masse di immigrazione li assorbe l'Unione Europea e gli Stati Uniti, diciamo il nord del mondo. Però si è notato un secondo fatto nuovo, importante, è che c'è una crescita della migrazione sud-sud, dall'America all'Asia, dall'Asia all'Africa e viceversa. E un terzo elemento è che stiamo assistendo, è ancora un punto non molto sviluppato, ma è una indicazione di tendenza, c'è un'emigrazione verso i paesi emergenti di giovani istruiti provenienti dai paesi avanzati che sono stati colpiti dalla crisi. Quindi anche dalla Spagna, dall'Italia, dalla Francia ci sono giovani che vanno per esempio in Brasile.
Come sono usciti dalla povertà i paesi che abbiamo analizzato? Innanzitutto hanno migliorato la propria situazione economica attraverso la diversificazione dell'attività economica. Voi sapete che una volta i paesi del terzo mondo erano per lo più monocolturali e quindi il Burkina Faso aveva il cotone, il Ghana il caffè o il cioccolato, cioè il cacao, e quindi erano tutti in funzione del nord del mondo, dove a Chicago, a New York o nei mercati internazionali si fissavano, cioè il nord fissava i prezzi. E ora le cose stanno cambiando. Loro stessi, questi paesi, hanno combinato una industria manifatturiera con l'agricoltura e lo sviluppo rurale in termini non di solo di multinazionali, ma anche di territori piccoli per sostentare le famiglie. Hanno cominciato a fare dei servizi che prima li facevano solo i paesi del nord, servizi legati all'economia reale, e hanno utilizzato, cosa importante per loro, sempre con più razionalità, le risorse naturali che, come sapete, ne hanno moltissime. E anche questa questione delle risorse naturali sono per loro un vantaggio oggi, perché permette loro di fare una specie di salto tecnologico. Non è più necessario, voi andate in Togo o in qualsiasi paese dell'Africa o anche dell'Asia e vedrete che non fanno più grandi scavi e grandi infrastrutture per le comunicazioni, ma ormai basta un satellite e quello con poche, più o meno, insomma poche risorse si può avere, e viene superato tutta questa trafila di investimenti, diciamo, un po' passati. Quindi c'è un salto tecnologico. Poi c'è anche l'economia verde, e l'economia verde, anche qui loro hanno un vantaggio, perché possono adattare le loro economie in modo più veloce, perché le nostre economie, che sono obbligate comunque ad adattarsi per le leggi internazionali concordate, ma sono economie antiquate. E vengo, c'è il rappresentante del governo, a che cosa devono fare, che cosa fanno o che cosa hanno fatto i governi che hanno avuto successo. È importante il ruolo attivo dei governi, e quei governi che hanno fatto politiche macroeconomiche che hanno avuto buoni risultati hanno soprattutto fatto investimenti in infrastrutture eteree, ma anche naturalmente a livello di paese. Qui ci sono esempi strepitosi: il Brasile, la Cina, il Canada, il Giappone, il Sudafrica, oppure paesi che hanno introdotto, cosa che in Italia è molto ancora difficile parlare, ma vedo che nel Jobs Act comincia ad emergere, anche il salario minimo, o hanno rafforzato i meccanismi di fissazione dei salari. Quando dico meccanismi di fissazione di salari, intendo le istituzioni del mercato del lavoro, perché si è visto che sono vincenti le economie che hanno affrontato insieme governi, imprese e sindacati i problemi, per esempio, della produttività, delle condizioni di lavoro, dell'informalità, della proprietà e della gestione delle risorse, in mano fino ad ora solo, non solo al governo, ma a alcuni ministri particolari che si facevano riempire i conti in Svizzera e svendevano, naturalmente succede ancora, le loro risorse materie prime. C'è poi il tema della protezione sociale di base. L'ILO è molto impegnata in questo e sta spingendo tutti i governi a tutti i livelli a introdurre sistemi o a migliorare quelli esistenti, perché è un modo che abbiamo visto fattivo per ridurre la povertà, le disuguaglianze e la precarietà del lavoro, assieme naturalmente al miglioramento del sistema sanitario e dell'istruzione. In molti casi addirittura chi ha un sistema di protezione sociale efficiente è riuscito anche ad avere risorse per investire in attività produttive.
faccio solo l'esempio, ne avete sentito parlare, Lula si era inventato la famosa Bolsa Famiglia in Brasile, oppure in India il governo ha introdotto una garanzia del lavoro rurale che ha procurato un posto di lavoro a circa 40 milioni di famiglie. Da ultimo c'è il tema delle disuguaglianze, ne è stato detto anche questa mattina, riguarda sicuramente i paesi in via di sviluppo, ma riguarda molto anche i paesi sviluppati. Perché è chiaro ormai che un troppo elevato squilibrio tra redditi di lavoro e capitale finanziario ha portato alla rincorsa al ribasso dei salari e anche delle norme, e questo che occupa molto l'organizzazione che rappresento. E ha finito per portare all'erosione della coesione sociale. Negli ultimi anni questa erosione, l'abbiamo visto, è sfociata molte volte in disordini sociali. E basta guardare i paesi arabi, le cosiddette primavere arabe, ma anche nell'estremo oriente, in Asia, Birmania, Vietnam, la stessa Cina. Il tema delle disuguaglianze sta diventando a livello internazionale così importante che si sta cercando di individuare con degli studiosi indicatori in specie di soglia, oltre la quale le disuguaglianze, invece di essere come erroneamente hanno sempre insistito le teorie neoliberali, le disuguaglianze, invece di essere come intendevano loro motore dell'economia, diventano detonatori di rivolte sociali. C'è un punto in cui, messi insieme molti elementi, si dice attenti perché state raggiungendo X%, dopo di questo state sicuri che voi avrete una rivolta sociale. Per dire l'importanza che si sta dando alla questione della disuguaglianza. E chiudo con, riferendomi un po' all'attualità europea. Lilo mette in guardia contro, anche Lilo, perché tutti ormai lo fanno, mette in guardia sulla stagnazione economica di cui pagano il conto in modo particolare i giovani, le donne e i disoccupati di lunga durata. Abbiamo osservato che dove si investe in misure attive del mercato del lavoro c'è più opportunità di trovare il lavoro. In Europa si sono ampliate le disuguaglianze, ora si sta parlando di obiettivi di strategia Europa 2020, tipo 2, mettere al lavoro il 75% della popolazione europea tra i 20 e i 64 anni e diminuire di 20 milioni la popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale. Questo naturalmente si aspetta che possa essere fatto a cominciare con i famosi 300 miliardi che Juncker ha promesso. Noi suggeriamo, come lo faceva già Delors, che in Europa si trovi un nuovo equilibrio nella governance e si introduca e si inventi una specie di sistema di allerta che inneschi azioni preventive quando il sociale raggiunge una certa soglia. Chiudo dicendo che dobbiamo ricordare in questa sede che l'Unione Europea è fondata proprio sui valori su cui le ACLI lavorano molto, cioè la dignità della persona, lo Stato di diritto, il rispetto per i diritti umani. Devo dire che la nostra organizzazione, con le sue 189 convenzioni, ha cercato di promuovere questi valori a livello mondiale, stabilendo gli standard minimi a cui tutti gli Stati dovrebbero attenersi. Qui colgo l'occasione per ringraziare il governo italiano, specialmente nelle persone del ministro Poletti e del viceministro Lapo Pistelli, per la nuova attenzione che stanno dando proprio all'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Perché non dobbiamo mai dimenticare che la situazione in cui ci troviamo oggi qui dipende anche molto da quello che è successo e da quello che succederà fuori dai confini europei. Io farò tesoro del vostro lavoro e spero che mi facciate avere i risultati che noi utilizzeremo come ILO a livello internazionale. Grazie.